Oh, eccoci di nuovo ragazzi sul canale d'Animaggio, ben ritrovati. Siamo qua oggi con l'unboxing della di questa limited edition di Batman Arkham Knight. L'unboxing del gioco l'avete già visto qua sul mio primo canale YouTube della Normal Edition. La limited edition è arrivata a tutti, credo a tutti quanti. Io l'ho ritirata da Open Games oggi, comunque credo che a tutti quanti. Questo è tanto il contenuto: artbook, statua di 30 cm, pacchetto skin, DLC, pacchetto storia di Harley Quinn, fumetto e steelbook. Dicevo, ecco Batman sei tu. Questo invece è il davanti della scatola. È una limited molto bella. Dicevo appunto che questa limited edition è uscita con 2 settimane di ritardo rispetto all'uscita del gioco normale. Ecco che sono andato ad aprire la confezione qui. Vedete la scritta Gotham Knight. Questa è praticamente la Gotham Knight Edition, dovrebbe essere il nome di questa limited. Poi potrei dire una vaccata, ma in teoria dovrebbe essere questo il nome della limited edition. Ecco che qua vado a aprire il contenuto. Una limited molto molto bella. Qua, come potete ben vedere, c'è il disegno che vi permetterà di farvi capire come fare per illuminare la statua, perché la statua di questa limited, intanto qua come potete ben vedere c'è la steelbook del gioco. Dicevo, la statua si potrà illuminare, tra poco andremo a vedere come. Una statua molto bella a mio parere, non dettagliatissima, però davvero molto ben fatta. Qua appunto la steelbook, vado a mettere a fuoco, scusate qua il rumore della reflex. Qua il CD, il disco di gioco di Batman Arkham Knight, e poi i tre pacchettini, i tre fogli che sarebbero. Intanto vedete che la steelbook è molto molto bella, sotto ha il disegno del simbolo di Batman dietro al disco. Qua poi tre pacchetti, appunto questo è il Season Pass, anche se qua non si vede una fava. Mi sa che qua ho messo a fuoco poi anche qui, ecco, sì, ho messo a fuoco anche qua. Ecco, questo è il Season Pass, dovrebbe essere. Poi c'è appunto un pacchetto che permette di scaricare dei personaggi giocabili, se non vado errato. E poi il pacchetto della storia di Harley Quinn. Questo c'era anche nella limited, cioè nel disco normale di gioco, cioè nella standard edition c'era già. Poi appunto ricordiamo che il gioco non è che ha una steelbook in più, il gioco all'interno della limited è soltanto in steelbook, non c'è quindi la confezione normale del gioco, c'è soltanto la steelbook. Qua adesso vado ad aprire, cristonando abbastanza questa limited che non vuole uscire subito fuori. Vedete che qua sto tribolando abbastanza, attenzione, non esce nella maniera più assoluta. Fate fur. Ecco, si è tolta e adesso andiamo a vedere praticamente il polistirolo grigio, fatto diverso rispetto ad altre limited, molto bello. Poi appunto c'è il polistirolo, e polistirolo non è che sia molto bello, però dico è fatto diverso rispetto ad altre scatole simili di altre limited edition. Qua il fumetto, ricordiamo che questa limited è fatta credo dagli stessi autori della limited edition di Mortal Kombat X. Infatti il fumetto tra l'altro è uguale a quello di Mortal Kombat X, con la differenza che questo qui di Batman Arkham Knight è in inglese, è tutto in inglese. Comunque non è che ci vada un genio a capire questo fumetto. In ogni caso è in inglese e appunto i disegni sono molto belli. Qua sono, scusate, sono leggermente sfocati, ma non è che potevo mettere a fuoco ogni minima cosa, se non ci mettevamo 86 anni per fare questo unboxing di questa Gotham Edition. Gotham Knight Edition dovrebbe essere questo il nome della limited, ripeto a tutti che questa comunque è la limited di Batman Arkham Knight. Questo è il fumetto di Arkham Knight. Poi c'è il subito dopo il fumetto è stato messo l'artbook,
molto molto bello. Adesso andremo a vederlo pagina per pagina, vado a sfogliarvelo. Davvero ben fatto questo artbook di Batman Arkham Knight. Con ricordiamo ragazzi che continueranno i gameplay del gioco, avendo preso il gioco per Xbox One. Nel frattempo, mentre sfoglio il l'artbook, vi do appunto queste notizie, nel senso che i gameplay arriveranno di tutto il gioco qua sul mio primo canale YouTube da animaggio, ma dovevo scegliere appunto un gioco da portare dall'inizio alla fine. Ho scelto di fare Batman Arkham Knight perché dai primi gameplay che ho fatto, dai primi minuti di gioco, sembra veramente molto promettente. Però appunto lo gioco in diretta qua su YouTube con voi, quindi giocheremo il titolo in diretta. Qui appunto vediamo tutto l'artbook. Tra l'altro ragazzi, trovate già il primo gameplay del gioco sul mio primo canale YouTube da animaggio. Ecco qua praticamente tutto l'artbook, vado a sfogliarvelo in maniera molto molto rapida, giusto per farvi dare un'occhiata, che comunque per farvi capire che comunque l'artbook è degno di nota, nel senso che comunque ha un ottimo come posso dire, è curato ogni disegno, tipo qua lo spaventapasseri è fatto veramente molto bene. Come tutti gli artbook, d'altronde ragazzi, è difficile trovare in una limited edition uno di questi artbook fatti male. Scusate se sto ripetendo la parola artbook all'infinito. Qui vado a posare perché tra l'altro fa un caldo che sembra di stare in un forno crematorio, ci sono 40 gradi. Non so da voi, ma qua fa veramente un caldo becco. Danny, queste battute del cazzo. Comunque qua continuiamo a sfogliare tutti i vari disegni. Come potete ben vedere, però purtroppo la reflex fa quel cazzo che vuole e bisogna sempre impostare manualmente il fuoco. Comunque qui è per farvi giusto vedere tutto l'artbook in maniera molto veloce. Alla fine il simbolo dell'uomo pipistrello, del cavaliere oscuro, cavaliere di Scilio. Bene, questi sono gli ultimi disegni davvero fatti in maniera egregia. Tra poco andremo a vedere la statua, che è il pezzo forte di questa limited edition, se ci diamo un po' da fare. Human Mateina suma ancora belle sì, come dicono qua in Piemonte. Ecco qua che alla fine c'è una parte con tutti i programmatori e dietro la Batmobile. Ecco qua, stavo distruggendo il polistirolo. Comunque questo artbook è davvero molto bello. Adesso andiamo a vedere il pezzo forte, che è la statua di questa Gotham Arkham Knight Edition, o come cazzo si chiama, questa limited di Batman Arkham Knight. Ecco che vado ad aprire il la parte davanti della scatola. Qua appunto l'unboxing, vedete che la statua è composta da due pezzi, ovvero un pezzo sarebbe Gotham City e l'altro sarebbe il cavaliere. Buonasera sul cavaliere. Adesso vi faccio vedere che c'è un pezzo che praticamente si toglie, ed è il pezzo dietro, che sarebbe uno dei grattacieli, ed è fatto anche a calamita. Quando lo andate a rimettere, vedete, in maniera molto carina così si va ad accendere e praticamente dà l'effetto del faro che richiama Batman. Comunque molto 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 bello. Speravo illuminasse leggermente di più al buio, adesso vi farò vedere poi anche al buio. Intanto qua vediamo in maniera ultra dettagliata la statua e vedete che veramente merita un sacco. È fatta, a mio modesto parere, molto bene e la preferisco a quella di Scorpion di Mortal Kombat X, anche se lì anche quella è fatta molto bene. Forse potevano fare leggermente meglio il viso, ma devo dire che ci siamo. La statua merita veramente tantissimo rispetto a altre statue simili di altre limited edition. A me piace un po' di più. Adesso andiamo a vederla ancora un po' nel dettaglio, se sta cazzo di reflex vuole mettere a fuoco. Vedete che si vede in tutto il suo splendore il cavaliere. E ricordiamo ragazzi che questa è l'unica limited edition uscita, mi sembra, con statua, perché quella con la Batmobile è stata cancellata.
per tutti. Ecco, qua vi faccio vedere come a incastro viene rinfilato Batman nel pezzo, nell'altro pezzo di Gotham City. Vedete, in questa maniera qua si incastra perfettamente. E noi abbiamo il nostro bel Batman, il nostro cavaliere bianchino. Bene, basta, vedete? Gotham Knight, dovrebbe essere la Gotham Knight Edition. Continuo a dire dovrebbe essere perché il nome sulla scatola non c'è. C'è sul pezzo qua, c'è sul pezzo che vi ho fatto vedere prima, se non vado errato, vabbè, non importa ragazzi. Comunque questa, sappiate che la dovrebbe essere l'unica limited edition di Arkham Knight. Dietro c'è sempre questo tastino a pressione, sotto ricordiamo che dovrete mettere tre pile, c'è una vitina da svitare. Qua faccio la prova al buio, vedete che ho spento la luce per andare a vedere come si vede Silvio al buio, Silvio il cavaliere mascherato. Non si vede un cazzo, vedete? Comunque ragazzi, più o meno si capisce, ma assolutamente no. Comunque adesso vado a riaccendere la luce. Quindi questo è il contenuto di questa limited edition di Batman Arkham Knight. Scusate ragazzi, non riesco a parlare stasera. Noi chiudiamo qua il video, ci ritroviamo presto sul canale d'animaggio con gli altri gameplay del gioco e altri video, quindi rimanete sintonizzati. Torneranno le mini recensioni, ovviamente da settembre ho nuove idee per il canale, quindi rimanete sintonizzati perché torneranno più che mai le mini recensioni e video divertenti e gameplay vari. Quindi comunque ci saranno tantissimi nuovi video, rimanete sintonizzati. Questo è il contenuto, quindi limited edition con steelbook, statua, fumetto e artbook. Ci fermiamo qua, al prossimo video del canale d'animaggio. Ciao a tutti, Dio Fabio.